Massimo Boldi è finito al centro delle polemiche per il suo gesto nei confronti di Giorgia Meloni proprio nel giorno di Ferragosto. Ha scritto un post di auguri rivolto alla Presidente del Consiglio e in tanti sono rimasti perplessi. Sono state fatte anche accuse dure nei riguardi dell'attore, che ha deciso di replicare con un'intervista rilasciata al sito Fanpage. Massimo Boldi ha scritto questo a Giorgia Meloni a Ferragosto. Buon Ferragosto, ben amata Giorgia, nostro Presidente del Consiglio della Repubblica. Sei sempre più forte, hai cambiato e stai cambiando il nostro paese in meglio. E io non posso fare altro che ringraziarti e continuare ad essere dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la famiglia. Massimo Boldi. Massimo Boldi e le polemiche per gli auguri a Giorgia Meloni. Non devo dare conto a nessuno. Nella conversazione con Fanpage Massimo Boldi si è arrabbiato per il trattamento subito per un semplice augurio fatto a Giorgia Meloni in occasione del 15 agosto, sono l'uomo del giorno e non capisco perché. Non è successo niente di grave, mi sembra. Dico che se a 80 anni, dopo la carriera che ho fatto, devo chiedere un favore alla Meloni in questo modo, boh, non lo so. Poi l'attore ha aggiunto. A me sembra che io non debba rendere conto a nessuno delle mie opinioni su questo o su quest'altro politico. Sono sempre stato con Berlusconi, non è certo un mistero che io sia di centrodestra. L'accusa rivolta a Boldi fa riferimento ad un presunto modo di agire dell'attore, che così facendo potrebbe convincere Giorgia Meloni a farlo lavorare alla Rai. Ma lui ha smentito questa teoria con forza. Quel commento social è poi sparito e Boldi ha reagito così, il commento cancellato? Non lo so, non credo, non so chi l'ha cancellato. Se qualcuno l'ha cancellato, tornerei a scriverlo tranquillamente. Io voglio essere libero di commentare che la Meloni mi piace.